MiHoYo continua col suo pugno di ferro contro youtuber e leakers in generale che divulgano informazioni sulle nuove versioni del gioco, ma questa volta lo fa mettendoli nella pubblica gogna mediatica su Facebook. Un saluto vitaminico dal boss Zergantis, video abbastanza veloce ma secondo me importante di un'ora fa. L'informazione su Facebook è uscito questo post da parte della MiHoYo ufficiale di Genshin Impact che vi dice: Dear Travelers, quindi gentili viaggiatori, perché siamo i Travelers all'interno del gioco, Genshin Impact sta avendo un grande successo con la nuova versione 1.1 della New Star Approaches. Spero che tutti si stiano divertendo, ma ci stiamo anche preparando per l'arrivo della versione 1.2. È con grande rammarico che dobbiamo annunciare che alcuni dei partecipanti della versione 1.2 della Closed Beta hanno leakato, quindi hanno fatto trapelare delle informazioni riguardo alla versione di test, violando oltretutto un accordo di riservatezza che avevano segnato entrambe le parti. Quindi quando i beta tester vengono, ma io lo so perché l'ho fatto anche di lavoro, ti danno un documento dove tu non puoi assolutamente dire nulla, cioè tu firmi un accordo di riservatezza dove ti impegni a non divulgare niente da nessuna parte. Era successo che durante mi sembra il progetto a cui lavoravo assieme alla Cartoon Translate per Nintendo di Xenoblade Chronicle X, un ragazzo di non mi ricordo di quale team avesse mandato delle informazioni, degli screenshot fatti col cellulare a una rivista, penso francese, ora non mi ricordo, e ciao, l'hanno sgamato subito e giustamente l'hanno licenziato. Quindi sono dinamiche che esistono e funzionano. Pensate che non potevamo neanche dire il nome del gioco tra di noi, cioè ad esempio quello aveva un codice che si chiamava Space Travel, quindi dovevamo parlare tra di noi Space Travel, for Fire Emblem, oddio non mi ricordo qual era il codice, vabbè sto divulgando, scusate. Quindi la nostra azienda, our company has already initiated procedures, ha già iniziato le procedure legali contro queste persone, dopo li hanno sgamati, ed è forse uno dei rari casi in cui proprio fanno la crocifissione in aula magna. E dal server, di questo server qua, questo qua, il cui nickname è stato parzialmente oscurato, le informazioni parzialmente oscurate perché vedete che hanno messo gli asterischi, questa persona qui e questa persona qua nel server americano hanno fatto trapelare le informazioni. Sappiamo che ognuno di voi tiene molto ai cambiamenti del mondo e è sempre attivo nel cercare nuove informazioni sulle nuove versioni di gioco e capiamo assolutamente come vi sentiate. Nonostante questo, le versioni di test tengono dei contenuti che sono ancora in sviluppo, quindi tutto ciò che vedrete praticamente qua vi dicono che è una versione provvisoria, non è detto che sia la versione definitiva, quindi sono arrabbiati perché probabilmente cambieranno delle cose e a voi vi danno delle informazioni inaccurate e più che altro vi diranno degli spoiler riguardo alla storia. Cercando di dare il massimo, quindi la prima impressione possibile delle nuove versioni di gioco, i nostri dipartimenti di arte e musica stanno mettendo tutte le loro forze per creare dei contenuti nuovi e promozionali che diano molta eccitazione alla community. Trafugare del contenuto beta, cancellando tutto il nostro duro lavoro, rovina la sorpresa ai giocatori che vedono per la prima volta dei nuovi personaggi. Queste azioni sono completamente inaccettabili e feriscono entrambe le parti, sia noi compagnia, sia voi giocatori. Per ogni nuova versione di update, noi abbiamo in piano di fare delle rivelazioni promozionali, quindi del contenuto nuovo che cambia i nuovi personaggi, tutti vogliono vedere. Quindi dovete seguire i nostri canali ufficiali per i contenuti ufficiali, scusate il gioco di parole, nel senso, volete sapere qualcosa, se andate su YouTube, noi baniamo la gente di YouTube che fa leaks, o comunque gli mandiamo dei copyright strike, ed è già successo e sappiamo benissimo anche a chi è successo purtroppo. Se volete sapere qualcosa di certo, dovete venire da noi, dalla MiHoYo. In futuro incrementeremo i nostri sforzi per combattere queste azioni illegali di rilascio di contenuto non autorizzato, ma non possiamo farlo da solo, abbiamo bisogno di voi, e vi chiediamo appunto di aiutarci rifiutando le informazioni che sono state ottenute in questo modo, cercando di mantenere un ambiente che sia divertente per tutti. Praticamente loro dicono rifiutate, non andate neanche a cercare le informazioni in modo tale da non rovinare agli altri anche quindi questa informazione. Per quanto riguarda la mia opinione, signori, è giusto che chiaramente non vengano fatte delle release di leak, lo capisco dal punto di vista aziendale, è una roba che fa girare le palle più infinito. Non penso sia così un problema dal punto di vista dell'azienda, molti dicono perdono soldi, secondo me
No, se se la giocano bene, perché comunque i contenuti che vengono leakati sono contenuti molto interessanti e la gente comunque è molto affezionata a MiHoYo, è molto affezionata al gioco e vuole sapere, vuole ottenere. Alcuni di voi mi hanno detto, ma se io so che esce Zhongli ad esempio, non spendo soldi in Tartaglia. Non è vero, perché i soldi non li fanno in quel modo lì, però non è quello il discorso, cioè nel senso non è quello il motivo. Trovo giusto chiaramente che però queste persone vengano chiaramente punite perché hanno firmato un accordo di riservatezza, cioè loro comunque come professionisti si sono impegnati a dire io lavorerò in un determinato modo, e da persona che ci ha lavorato è inaccettabile che una persona faccia questo lavoro qui, cioè che faccia questa cosa qui. Tu firmi, metti la tua parola ed è giusto che l'azienda ora ti faccia un buco, che indifferentemente dal fatto che sia cinese o meno, dalla parte politica, che queste cose qua appunto sono cose che con questa forza è strano vedere le cose. Comunque, questo era un piccolo video di news aggiornamento, mi aveva colpito appunto, mi aveva colpito questo post e volevo rendervi partecipe perché effettivamente era molto potente. Cosa ne pensate voi? Lasciatemi un commento, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un like, seguitemi anche su tutti i miei altri social. Sto parlando balbettando perché mi sono tipo appena svegliato e ho avuto sta illuminazione prima di andare a fare colazione. Vi auguro una buona serata e un trifoglio per te, uno per me e uno boh. Vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata. I'm so happy.